Ladies and gentlemen, all the young people, this is Showtime, belli casa, belli mie, iscrivetevi al canale, abbonate al canale No Profit. Se non vi piace quello che dico, come lo dico da loro, dico levare dal canale, un momento dove la democrazia è come purtroppo la voglia di non giocare del Torino contro di noi, vi lascio fare come vi pare, a parte gli scherzi, prima di iniziare tutti, a belli di casa. Complimenti al Torino, complimenti alla voglia, complimenti a Juric. Juric, penso che da studente, da come si dice, piccolo, mi ero del culo, regà, non mi vengono le parole, però voglio essere molto calmo. Sembra che Juric deve vendicare il suo maestro con la mano de Bastos, che ogni volta che gioca con noi, dai tempi del Genova, che complimenti al Torino che non hanno rubato nulla. Ragazzi, questo purtroppo era, questa era la tesi, questa era come la tesi, perché questa partita la dovevi vincere per i vari scontri diretti, perché poi domenica vai a Milano alle 6:30 di scusate, a mezzogiorno e mezza di mattina contro una delle quattro migliori squadre d'Europa, perché questo dice la Champions. E, bravo detto, dovevamo vincere oggi, fare punti, perché poi domani se la Juve fa risultato a Napoli ti scavalcano, perché per tanti motivi. Una Lazio che il primo tempo non ha giocato, una brutti tutti oggi, e quando invece belli al massimo gioca bella Lazio, bella Lazio, bella Lazio, oggi ragazzi purtroppo sono ritornati Luigi che tira i calcio d'angoli per sé, e sono tornato, vabbè, Savic per me contro il fratello non dovrebbe mai giocare, e lo dico da tanto tempo, sapete quanto io ami Baffo Bello, deve giocare col fratello, pare gli ha detto di rollare, no sto scherzando, però secondo me non deve giocare contro il fratello, che la cosa l'accusa tanto. Male tutti, Patrick male, Romagnoli oggi ha fatto un'entrata assassina che poteva prendere rosso in visione di una partita importante, ci sono saltati i nervi e non è passato l'esame, questo era più esame degli altri. È dura, poi magari a Milano fa risultato, però oggi non si doveva perdere, e invece il Torino meritatamente ha portato via 3 punti. Quest'anno non ho sentito, ci sono state solo 2 squadre che non siamo riusciti a battere. Una è il Torino, anzi ci ha battuto e abbiamo pareggiato a Torino. Ragazzi, niente, è così, non capisco perché loro sulla carta zero ragioni per fare una partita bella come hanno fatto, però attenzione, diciamo, che vuol dire? No, perché sapete, no? Nel senso, non è che si stanno giocando la retrocessione o l'Europa, però complimenti a loro, l'allenatore loro bravissimo, ha fatto un po' la partita come abbiamo fatto noi con Napoli, ci hanno aspettato, errore fatto da noi, 1-0 e vittoria meritata. Vero del culo? Certo è vero del culo. Oggi Luigi contava dei compagni. Oggi un po' esasperati, io non parlo mai degli arbitri quando vinciamo, anzi quando vinciamo parlo, perché così almeno, però eravamo un po' troppo esasperati sulle decisioni dell'arbitro,
non sembrava il nostro modo di giocare la partita e di interpretarla. Raga, il metto in testa, sempre presenti, faccia sempre. Unica cosa bella è i 50.000 dell'Olimpio, belli, 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 belli. Voglio bene, grazie, grazie a chi stava a tifare per me come sempre. Abbiamo preso un vuoto d'aria, un vuoto d'aria. Ma ricordatevi che noi volamo e l'altra striscia comunque.